Dal punto di vista del direttore del Fatto Quotidiano, esiste un pericolo Matteo Salvini? Ove vincesse le elezioni, ci sarebbe un pericolo per la democrazia? No, ci sarebbe un pericolo per l'Italia perché non è capace a governare, perché non lavora. Molto semplice. Perché poi a prenderlo sul serio, quando dice che vuole i pieni poteri e si affaccia ai balconi, si potrebbe anche pensare che abbia delle strane idee mussoliniane. Io non lo penso. Io ho sempre pensato che più che il nuovo Mussolini sia il nuovo Ridolini e che prenderlo troppo sul serio significa fare soltanto il suo gioco. Il suo principale punto debole è appunto quello che dicevo prima, che è stato un pessimo ministro dell'interno, oltre che per le cose che diceva, anche per le cose che non faceva. Ecco, intanto vi faccio vedere, Matteo Salvini appare un po' ripetitivo, è per il 53%. Ma è proprio quello, cioè lui ha vinto, prima ha preso il 17 alle politiche, poi ha preso il doppio alle europee, perché aveva promesso di risolvere in 4-4-8 dei problemi enormi come quello dell'immigrazione, che in realtà ha lasciato semplicemente incancrenire, sfruttando la riduzione degli sbarchi che era già iniziata con Minniti e che sta proseguendo anche senza di lui, e seminando un gran casino in tutta Europa con sparate fine a se stesse che non portavano a niente se non al nostro isolamento. E per il resto, fuori da quello stagno, cioè fuori dal tema dell'immigrazione, non sa cosa dire. Salvini, se lo levi dall'immigrazione, che cosa ti dice? Beh, dice ad esempio... Ti parla del MES e dice... poi qualcuno gli ricorda che il MES l'ha battezzato un governo di cui faceva parte la Lega, cioè il terzo governo Berlusconi, e che lui in un anno e mezzo non si è accorto di nulla di tutto. Però, ciò che passava sotto il suo naso. Però, ad esempio, un'iniziativa politica... Di cui lo informava Conte. Marco, lui si rende conto che se questo governo non cade, lui non può andare avanti 3 anni a urlare elezioni, elezioni, perché alla fine la gente giustamente si rompe e gli dice cambia musica. Fare l'opposizione, soprattutto per chi non è abituato a lavorare, è durissimo e quindi lui è già pentito di aver fatto cadere il governo quest'estate, perché ci stava comodamente con le poltrone, i suoi amici piazzati, le auto blu eccetera, e aveva un palcoscenico. Adesso è dura mantenere lo stesso palcoscenico, allora cerca di rimettere lo zampino in quell'area di governo che lui ha deciso di abbandonare inopinatamente ad agosto, raccontandoci che se si mettono insieme maggioranza e opposizione risolvono meglio i problemi.